Per Cocchi 20 sarà senz'altro un battesimo del fuoco questo nella Serie A Team, perché ovviamente il giocatore scelto al draft, appunto Angelo La Piscopia, non si aspettava probabilmente di dover esordire per una maglia tra l'altro molto pesante come quella della vecchia signora già alla prima partita, però appunto l'indisposizione di oggi per Ettorito ha aperto per lui questa porta scorrevole, questa sliding door, no? Un po' Tommaso, e quindi grande occasione adesso per lui subito per mettersi in mostra. Vedremo di che cosa sarà capace. Chiaramente a supporto di Carlo Di Rienzo c'è Raffaele Gagliano, Raf Gagliano 10, e questo è un fattore per Cocchi 20, Angelo La Piscopia, la possibilità di giocare da solo. Alvise, te lo chiedo, è qualcosa di importante, cioè è un punto a suo favore, o secondo te è qualcosa che lo potrebbe poi danneggiare in quello che è il proseguo di questa sua giornata, non avendo quindi chiaramente il supporto di nessun compagno? Perde senz'altro la Juventus un effettivo importante, forse il gioiello di questa Serie A Team è Torito, che oggi purtroppo non è presente. È chiaro che per la Juventus è una grave perdita questa, è inutile girarci attorno, però sono sicuro che Cocchi 20 ci sorprenderà in questa giornata. Non sarà facile per lui dover affrontare la totalità del girone A, quindi tutte le partite che vedranno per protagonista appunto la Juventus, da solo, senza appunto l'appoggio nemmeno di uno dei dirigenti, però dovrà fare di necessità virtù qui. Poi ci fanno vedere le formazioni, ragazzi, con Morata, Ronaldo e Bernardeschi supportati dalla fantasia, dalla gioia di Dybala. Davanti invece per lo Spezia chiaramente c'è la punta di Diamante Zola, e sarà un match tutto da vivere chiaramente sui nostri canali, lo ripetiamo, Twitch e YouTube della Serie A Team. Come tu hai giustamente ripetuto, quelli che sono i nostri canali, dove sicuramente coloro che si sono appena messi in ascolto dovranno iniziare a seguirci. Io ricordo nuovamente, perché in questa partita è giusto farlo, Juventus da una parte e Spezia dall'altra, ma giochiamo con le squadre livellate, di conseguenza la Juventus, pur avendo a disposizione giocatori che nella vita reale sono superiori a quelli dello Spezia, senza girarci troppo intorno, non ha un reale vantaggio in questa modalità appunto a squadre livellate. E anzi, signore e signori, occhio a Mbalan Zola, perché davvero è un attaccante in questa modalità assolutamente devastante. E inizia andiamo finalmente in campo la seconda partita di questa Serie A Team, Spezia con la tenuta azzurra e Juventus invece con la classica divisa a strisce verticali bianco e nere. Subito possesso palla adesso per lo Spezia con Giulio Maggiore nel cerchio di centrocampo, subisce una carica irregolare secondo l'arbitro, quindi subito calcio di punizione a disposizione dello Spezia. Se ne occupa Matteo Ricci, il playmaker di questa squadra, va a effettuare il passaggio rasoterra all'indirizzo di Saponara, che apre subito per Giulio Maggiore. E possesso palla dello Spezia, che sicuramente vuole fare la partita almeno inizialmente. Attenzione, Zola in area e subito impegnato Szczęsny, e da Zola pericolosissimo immediatamente il francese. L'avevamo chiamato Zola, minaccia costante assoluta, dovrà fare moltissima attenzione Angelo La Piscopia, Cocchi 20, per contenerlo, perché veramente è una furia quando parte in progressione e poi sa far gol qui, fermato dall'intervento dell'estremo difensore bianconero. Scambiano Maggiore e Simone Bastoni, ora il possesso palla sulla tre quarti campo per Riccardo Saponara. Matteo Ricci con lo Spezia che vuole continuare a fare la partita, Galabinov cerca un bel corridoio per Zola, ma questa volta capisce tutto molto bene Cocchi 20, che riparte con Fagioli nella sua tre quarti campo, fa salire Danilo e adesso deve cercare di alzare un po' il baricentro questa Juventus. Morata trovato subito in verticale, si gira e trova allo stesso modo Bernardeschi, ancora Morata, bella l'azione qui da parte di Cocchi 20 con Dybala, che però arriva all'appuntamento col gol con il piede debole e di destro, il suo tiro non è assolutamente all'altezza. Sì, si vede, si è visto che non è il suo piede forte, lì Dybala col sinistro avrebbe optato e sicuramente avrebbe indirizzato la palla in altra direzione, chiaramente prendendo lo specchio della porta. Attenzione qui. Ancora Dybala però in avanti, vuole farsi perdonare, la conclusione nuovamente di destro, questa debole. Volta
palla è nello specchio della porta, impegna il portiere avversario, ma diciamo la verità, la conclusione era abbastanza debole, piuttosto centrale, quindi non è stato corso un reale pericolo, ma sembra aver preso coraggio Cocchi 20 con Bernardeschi, con Dybala, con Morata in area di rigore. Morata! Che gol! E c'è il gol e l'esultanza contenuta nella concentrazione di Cocchi 20, che sa che comunque questo girone lo dovrà giocare interamente, quindi non può allentare la tensione. Ma che gol qui per la Juventus! Guardiamo nel volto Cocchi 20, cioè si è trovato a dover giocare quasi praticamente insperatamente questa Serie A team, esulta con pacatezza assoluta. Sacchi chiaramente ha messo la partita sui binari giusti, c'è ancora molto da giocare perché siamo solo al 18° e Superilo avrà la possibilità di pareggiare questo match. Ma certo, che presentazione per Cocchi 20. E non poteva iniziare meglio probabilmente la sua Serie A team, appunto l'esordio contro lo Spezia, il gol che ha portato anche in vantaggio la squadra bianconera. Ora attenzione a Giulio Maggiore, all'indietro per Ricci. Chiaramente lo Spezia stava facendo la partita anche prima di subire il gol del vantaggio e continua a farlo con Galabinov! E arriva il gol dell'attaccante bulgaro, anche lui con il piede debole, ha colpito di destro, lui che è un mancino naturale. Pochissimi minuti di gioia per Cocchi 20 e subito il pareggio da parte di Superilo. Abbiamo visto anche qui un'esultanza contenuta, anche chiaramente il draftato Raf Gagliano 10 ha detto calma, calma, l'abbiamo rimessa chiaramente sulla strada giusta, però c'è ancora tutto il primo tempo e soprattutto tutta la partita da giocare. Che bella partita al Mise. Bellissima partita, come anche la prima che abbiamo visto, il derby Roma-Lazio. Sono già iniziate le partite spettacolari che potevamo attenderci da questa Serie A team. E lo Spezia sicuramente, nonostante l'avversario rinomato, non vuole cedere campo ulteriore, cerca di nuovo di ripartire con Saponara per Chiasi. Bello il pallone qui ora in avanti per Galabinov, gioca bene lo Spezia, Galabinov è partito in profondità, viene trovato da Anzola, ancora Galabinov di destro e questa volta un autentico miracolo da parte di Szczęsny, salva la porta di Cocchi 20. Hai detto bene, un miracolo tiene a galla Cocchi 20 qui con questa fucilata di Galabinov che vuole trovare il gol del 2-1. Calcio d'angolo a disposizione per lo Spezia con Ricci che mette questa traiettoria tesissima, molto pericolosa, che attraversa tutto lo specchio della porta e viene messa fuori. Però attenzione ancora allo Spezia con Maggiore, che è un buon tiratore anche dalla distanza. Simone Bastoni cerca di avanzare, ancora Maggiore, cercato moltissimo in fase di costruzione da Superilo. Attenzione però perché adesso è la Juventus che cerca di ripartire con Bernardeschi, non trova però Cristiano Ronaldo, un po' assente il fuoriclasse portoghese in questa partita sino a questo momento. Bonucci qui effettua un'ottima chiusura su Galabinov. Sì, assente Cristiano Ronaldo, ma ricordiamo che il Football PES 2021 viene giocato con modalità livellate. Cosa significa? Significa che tutti i giocatori presentano parametri chiaramente uguali, proprio per mettere in risalto e in mostra la qualità dei giocatori, dei player in campo, chiaramente affidandosi alle loro mani. Esattamente, una cosa che però non viene totalmente influenzata dalla modalità di gioco a squadre livellate sono le cosiddette carte che i giocatori più rinomati al mondo hanno a disposizione. Cristiano Ronaldo è uno di questi, quindi ha le sue specialità che lo contraddistinguono anche nel calcio giocato nella vita reale. Attenzione adesso perché rischia un po' Superilo in questa fase di disimpegno, ma viene fuori molto bene dalla propria area di rigore con Simone Bastoni in verticale per Saponara, ha trovato Onzola e c'è subito il movimento da parte di Galabinov, si chiude il triangolo tra i due, ancora il bulgaro per Zola, che conclusione violentissima sul primo palo, non sorprende questa volta Szczęsny. Certo che lo Spezia sta facendo un'ottima partita. Ma come adesso scambiano Galabinov e Nzola? Si trovano veramente a occhi chiusi e qui non è Galabinov, è Nzola a concludere a rete su assistenza proprio di Galabinov. Attenzione al cross e Galabinov trova l'incornata sopra la traversa di pochi centimetri davvero, e quindi Spezia che è in forcing totale in questo finale di primo tempo, ancora all'assedio la formazione in maglia, in divisa totalmente azzurra con Saponara per Maggiore, in verticale per Nzola, il contrasto vinto dal francese uno contro uno con il portiere e trova il gol del 2-1 e Superilo ribalta la partita dopo il vantaggio subito in apertura d'incontro, un 1-2 micidiale con i suoi due attaccanti principi.
e adesso si trova in vantaggio. Sì, si è addormentato lì De Ligt e Nzola gli ha letteralmente scippato il pallone e appoggiato a rete per il più comodo dei gol, 2-1, arrivato dopo un forcing veramente forsennato da parte di Superilo, che sta mettendo alle strette Cocchi 20. Erlich adesso chiaramente non deve rischiare troppo lo Spezia, vuole far scorrere Superilo questi ultimi secondi del primo tempo per poi resettare un po' la mentalità, andare anche con più calma ad affrontare il secondo tempo. Qui rischia un po' perché sicuramente perdere palla in quella posizione del campo non poteva essere molto pericoloso per lo Spezia. Alla fine se la cava Superilo, che va in avanti, e probabilmente su questi lanci si chiuderà il primo tempo, ed è così. Si chiude qui il primo tempo su questo rinvio, e Cocchi 20 che deve riordinare le idee. È partito forte con subito con l'1-0 di Morata, poi ha dovuto però dovuto subire la rimonta di Superilo con la coppia Galabinov-Nzola mattatori letteralmente di questo match. Abbiamo visto sicuramente nel corso della prima partita un po' di tensione tra i giocatori della Lazio e quelli della Roma, non potrebbe essere altrimenti. Qui invece un gesto di fair play, Cocchi 20 che appena è terminato il primo tempo ha subito alzato il pollice verso l'avversario, come a dire: io sono pronto, sono qui per affrontarti e sono qui per provare a batterti, e ci proverò in questo secondo tanto, tempo. Tanto fair play in campo, è quello che ci piace vedere soprattutto in queste prime fasi di questa Serie A Team eFootball PES 2021. Qui attenzione però a Fagioli. Bellissimo il dribbling di Fagioli e bella anche l'uscita, a dire il vero, da parte del portiere spezzino. Spezia che si salva e potrebbe anche provare il contropiede con Ghiasi, con Saponara. Avanzano i due giocatori dello Spezia, poi è Bastoni ad accorrere nell'azione. Bellissima la trama offensiva qui da parte di Superilo, che scambia molto bene tra Ricci e Nzola. Ricci trova Nzola in area di rigore, questa volta è provvidenziale l'intervento di Matthijs De Ligt. Sì, provvidenziale, qui non si è addormentato De Ligt, ma altra chance dalla bandierina qui per Superilo. E parte con la sua traiettoria tesa, ormai un marchio di fabbrica di Matteo Ricci. Pallone però messo fuori molto bene dalla difesa della Juve. Qui Morata, bellissimo gioco di prestigio a liberarsi della marcatura di Chabot. In avanti Danilo, ancora per il centravanti spagnolo che cerca Fagioli in area di rigore. Si chiudono le maglie dello Spezia, che torna molto bene in difesa e chiude l'azione appunto. Morata finora è migliore in campo, oltre al gol anche giocate di qualità, e chiaramente deve sfruttarlo di più qui, però è stato veramente leggero, dozzinale in questa assistenza per Fagioli, che si sarebbe trovato tutto solo davanti al portiere. Sì, aveva effettuato un ottimo inserimento qui il giovane centrocampista della Juventus, non è stato premiato appunto dal passaggio un po' impreciso da parte di Alvaro Morata. Attenzione Dybala in posizione di mezzo sinistro, una delle sue più congeniali. Qui sbaglia però il suggerimento in avanti, allora ripartenza dello Spezia con Galabinov, che ovviamente si fa forte del suo fisico anche contro un ministro della difesa come Giorgio Chiellini. Si libera molto bene della marcatura, poi la Juve riconquista il pallone. Adesso fase un po' confusa di gioco, un po' spezzettata, e la Juve che cerca di mettere un po' d'ordine, ma ancora una volta ottimo filtro a centrocampo da parte di Matteo Ricci, e nuovamente lo Spezia in avanti con Galabinov. Accorre anche Maggiore, capisce tutto però qui Giorgio Chiellini, e va a intercettare la sfera. Tante imprecisioni da parte di Cocchi 20, che deve raddrizzare un po' la mira di questi passaggi per essere più incisivo là davanti. Prova a farlo adesso. Bellissimo pallone di Cristiano Ronaldo per Alvaro Morata, e arriva il gol del pareggio della Juventus, il gol del pareggio di Cocchi 20, e lo segna nuovamente Alvaro Morata, vera superstar di questo primo incontro della Juve. Sì, il replay che non arriva noi ve lo raccontiamo con questa assistenza di Cristiano Ronaldo, che ha visto solo Morata. L'abbiamo detto in precedenza, è l'uomo più in forma della Juventus, e lo ha dimostrato anche in questa occasione siglando la sua doppietta personale e mettendo le cose nuovamente a posto per Cocchi 20. Esatto, e adesso davvero siamo sul 2-2, mancheranno 30 minuti circa di gioco in questa seconda partita della Serie A Team, e quindi può succedere davvero di tutto. 23 minuti al termine della sfida, e ovviamente cambi anche per lo Spezia. Ho visto l'inserimento in campo da parte di Agudelo, che è un giocatore più tecnico, meno fisico probabilmente in confronto a Saponara, che gli ha lasciato il posto, e quindi vedremo se riuscirà Superilo a sfruttare le doti del trequartista ex Genoa. E anche la fisicità di Chiesa per Dybala nelle file di Cocchi 20 può essere un fattore determinante in questi ultimi 20 di gioco scarsi. È
Hai detto bene Tommaso, ma attenzione adesso allo Spezia in avanti. Bene però qui Cocchi 20 a chiudere l'azione, cerca sempre queste trame ravvicinate su Perilo. Cocchi 20 nel primo tempo facciamo un po' fatica, sembra aver però preso un po' le contromisure in questa ripresa, e adesso con Kulusevski cerca di andare in avanti la Juventus. Fagioli in verticale per Morata, attenzione, ottima posizione qui per la Juve che però non sfrutta l'occasione a pieno. Si è girato sul lato sbagliato lì Alvaro Morata, poteva far scorrere la palla come ha fatto in precedenza, qui poco lucido, ma siamo al 75esimo, ha già fatto la differenza Alvaro Morata. Attenzione Cristiano Ronaldo per Chiesa, Chiesa era in posizione irregolare quindi il gol non sarebbe valso. È chiaro che ancora una volta Cristiano Ronaldo che indossa i panni dell'assist man può essere una chiave di lettura sorprendente per gli avversari della Juventus. È uscito Dybala e Cristiano Ronaldo ha preso la sua casacca e si è trasformato in uomo assist. Qui impreciso però questo suggerimento perché Federico Chiesa era in posizione netta di offside. Adesso azione dello Spezia che cerca nuovamente di spingersi in avanti. Eccolo Agudelo in avanti per Zola, attenzione deve girarsi il francese Galabinov, ottima posizione Andrei Galabinov, ancora una volta è lui a colpire la Juventus, 3-2 per lo Spezia al 79esimo. Una puntata stile calcio 5 che la mette nell'angolino lì Carlo Di Rienzo su Perilo. Attenzione però. Cristiano Ronaldo solo e questa volta l'uscita davvero decisiva da parte di Zut a negare la gioia del gol al fuoriclasse portoghese. Attenzione perché siamo già dall'altra parte del campo, la Juve questa volta riesce a difendersi, però che occasione per Cristiano Ronaldo, un'uscita in avanti senza paura come i portieri devono fare. Lì è stato bravo chiaramente Superilo perché Cristiano Ronaldo era pronto ad attaccare letteralmente la giugulare come veramente un leone inferocito. Agudelo in avanti per Galabinov, adesso tanti spazi a disposizione dello Spezia con Ghiasi e la chiude probabilmente qui Superilo, 4-2, cuore all'indirizzo dei tifosi dello Spezia da parte di Superilo che possiamo dirlo ormai con una certa dose di certezza inizierà questa I Serie A con un successo. Alla Spezia saranno totalmente impazziti per questa rete del 4-2 che sa di condanna definitiva, anche se lo ricordiamo nel mondo virtuale, nel calcio virtuale di eFootball PES 2021, mai dare nulla per scontato. Bellissimo qui intanto il gioco di prestigio con cui Esteves si è liberato della marcatura dell'avversario, adesso va in avanti ancora per Ghiasi, autore dell'ultimo in ordine cronologico dei 4 gol segnati dallo Spezia. Ora Simone Bastoni cerca però di far passare il tempo, non ha fretta, Superilo sta ipotecando l'esito di questa prima sfida nella I Serie A Team e lo sta facendo nel migliore dei modi cercando il gol del 5-2 addirittura. E qui un po' sfortunato al momento del tiro, Nzola è arrivata l'opposizione di De Ligt regolare, ha dato fastidio, non c'è stata deviazione ma ha negato se non altro la gioia del quinto gol. Che brivido qui per questo possibile 5-2 che non arriva però la vittoria dello Spezia eSports che chiude questo il debutto ufficiale sul 4-2 contro la Juventus di Cocchi 20.